Con la visita della ministra Alessandra Locatelli agli stand delle varie associazioni allestiti ad Assisi, si è di fatto aperto il G7 Inclusione e Disabilità che per 3 giorni porta in Umbria ministri e rappresentanti istituzionali da varie parti del mondo. Gli stand delle varie associazioni sono posizionati lungo Viale San Francesco, ad Assisi. La mattinata è proseguita con l'annullo filatelico dedicato all'evento. È una giornata importante per il nostro paese. Ci ritroviamo qui per dare un segnale forte sull'inclusione, sulla disabilità e per la valorizzazione della persona. È quanto ha detto la ministra Alessandra Locatelli. Questa è la prima volta a livello mondiale e sono molto soddisfatta della risposta anche degli altri ministri G7, ma anche degli altri paesi speciali che abbiamo invitato e dell'Europa stessa, perché oggi essere qui insieme in piazza con tante persone, il mondo delle associazioni vuole essere veramente un messaggio di partecipazione, di condivisione per fare di più insieme nei nostri paesi, e secondo me insieme significa proprio trascinandoci in questa, diciamo, meccanismo del cambiamento che è iniziato, ma non dobbiamo assolutamente far fermare. Tra i temi che verranno trattati in questi 3 giorni ci sono quelli declinati direttamente dalla Convenzione ONU e sui quali i paesi devono ancora migliorarsi, devono ancora investire sull'inclusione lavorativa, sull'integrazione sociosanitaria, i servizi, la vita indipendente, la piena autonomia, le attività anche ricreative e sportive, il diritto di tutti ad avere una vita che sia piena. Beh, insomma, è stato complesso, ma a noi piacciono le sfide e devo dire che il territorio l'ha raccolta in maniera esemplare. Ho trovato nelle forze dell'ordine, nella prefettura di Perugia, la questura che coordina i servizi, i territori, le amministrazioni, comune di Assisi, comune di Perugia, la regione Umbria, davvero sono stati al mio fianco dall'inizio, e il mondo delle associazioni, dell'associazionismo è stato straordinario. Noi abbiamo oggi una rete socioassistenziale che affianca la rete di emergenza, che sta veramente dimostrando di essere all'avanguardia e anche di aver saputo tra i volontari creare una squadra, e questo ci permette oggi di rispondere a qualsiasi necessità che dovesse presentarsi oggi in questa giornata, ma poi anche per il futuro. Spero che, insomma, questo modello possa rimanere. Uno spiegamento di forze dell'ordine per la sicurezza di tutti i partecipanti ha impiegato prefettura, questura, Regione Umbria, volontari, Comune di Assisi e quello di Perugia. Beh, insomma, devo dire che è sicuramente una manifestazione questa con delle caratteristiche assai particolari, quindi di notevole complessità. Non a caso col ministro Locatelli abbiamo cominciato mesi fa, insomma, l'organizzazione, quindi è cresciuto un po' alla volta, un po' alla volta, con la consapevolezza che aumentava ad ogni incontro sempre di più su tutto ciò che serviva per mettere a punto una macchina così complessa come quella che vedete. Sono centinaia gli operatori, a parte ovviamente quelli delle forze di polizia, come potete immaginare, ma ci sono centinaia di operatori della Protezione Civile, delle Misericordie, della Croce Rossa, del 118, quindi veramente come un formicaio che lentamente è stato calpestato e si è materializzato un esercito di formichine straordinarie che hanno portato, ecco, fino a questo momento straordinario. Sarà una giornata bellissima, ha un significato del tutto particolare ovviamente. Credo che questa manifestazione abbia fatto crescere nel Paese la consapevolezza dell'attenzione straordinaria che dobbiamo dedicare tutti quanti noi alle persone che hanno difficoltà. È cresciuta questa sensibilità da parte di tutti. In occasione del primo G7 sulla disabilità e l'inclusione, vogliamo ribadire con forza che nel nostro progetto politico la centralità assoluta, la priorità è pensare alla Regione Umbria per tutti. Una regione inclusiva, una regione che metta al centro i più fragili, una regione che progetti opere pubbliche, servizi, eventi, qualsiasi nostra operazione politica, mettendo le persone con disabilità al centro della nostra attenzione. Perché farlo ci fa costruire l'Umbria del futuro, un'Umbria per tutti, per ciascuno di noi. Pensiamo alle persone con disabilità come il centro della nostra progettazione politica. È solo così che creeremo le condizioni affinché la nostra Umbria, prima regione d'Italia, diventi una regione inclusiva, una regione davvero per tutti. La cerimonia di apertura ha visto l'esecuzione dell'inno italiano, presentato anche nella lingua dei segni, di fronte alla Basilica di San Francesco. La ministra Locatelli ha accolto le delegazioni ministeriali che, fino a mercoledì, parteciperanno a confronti su inclusione e disabilità,
con l'obiettivo di rimettere questi temi al centro delle agende politiche mondiali. L'evento mira a rafforzare gli sforzi per garantire l'accessibilità universale in tutti i paesi. Grazie davvero a tutti.